Ciao amici miei, Marco Drums Games, Seratina, Horizon 2 Forbidden West, casini con il microfono e tutto. Allora, ci avventureremo in questo lontano ovest con Aloy e Marco Drums. Cominciamo subito col botto con una macchina incredibile che mi ha fatto il culo prima e come al solito io mi tolgo la mia face per lasciare il gioco che è fantastico a voi. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere il filmato dell'inizio, che tutte le volte sbaglio, che non è quello, e tolgo la mia faccia e mi muto. Ci vediamo subito dopo, appena finito il filmato, cominciamo. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Com'è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido. Accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità. Eccoci ragazzi, chiaramente ho sbagliato. Devo dire che prima mi ha fatto il culetto. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, io ho la sacca delle pozioni piena. Allora. Sì, qua intorno deve esserci un nodo da disabilitare per spegnerla. Dai, facciamola e riusciamo a sconfiggere il mostriciattolo. Altre macchine in arrivo!
facendo quelli di ghiaccio, così lo rallento un pelino. Porca loca. Ecco, comincia a farlo stronzo. Dai. Porca. Porca miseria. Porca troia! Dai, testa di minchia! Porca puttana! Oh, Crea! Ma porca puttana. Ma vai a cagare. Sto scemo unito. Quello lì mi ha segato. Quello piccolino. Raga. Mamma mia, ragazzi. Sì, ma io non ho capito sti due scemi qua che cosa fanno, perché sinceramente schierare G modello. Altre macchine in arrivo. Io penso a quella grossa. Ciao ragazzi, benvenuti! Porca miseria! Che pezzo di merda! Testa di minchia! Sta cazzo, ma corri! Dai, scemonita! Dai, cazzo, quando uno sta creando.
Corri, corri! Corri! Oh, cazzarola! Ah, ecco perché... perché gli altri si segano! Ecco perché fanno così, perché gli altri... Cazzo ragazzi, veramente... tosta sta roba, eh? Io non ho capito perché nell'inventario ragazzi non mi fa fare questo. Non ho proprio capito. Perché probabilmente non posso creare. Cioè, perché mi fai. Vedi questo tipo, no? No! Schierare G modello 1. Ecco fatto.
porca puzzola. Dai cazzo, ma com'è possibile? La Madonna. Ciao! Devo colpire mentre è attraversa d'acido! Attacca con l'acido! L'acido! Porca troia! Oh, non sono riuscito a attaccargli nessun pezzo, eh! Ah, mi è andato! Non ci credo! Tieni, coglione! Sanguicorno!
Mamma mia, ragazzi. Wow, raga. Che battaglia. Che ci ha quasi uccisi. È sempre un suo dio. Non piango un dio e neppure una macchina. Ma perché non so in cosa credere. Senti, Iso, se vuoi puoi tornare a casa. Ne ho ancora una. E se sì, per quanto? Salverai le nostre terre e la mia gente. Un passo alla volta. Ma si comincia ora. Intruda identificata, distruttrice calderone Epsilon. Reindirizzamento compensativo, rete energetica. Eliminazione imminente. Fare immediato ritorno al cloud. La tomba è inevitabile. Non male. Saliamo. Ancora? Come ha detto Aloy, questo è solo l'inizio. Aloy, il nucleo. Il focus. Wow, raga. Sembrano umani. Devono essere over. Istruzioni per domare noi. A quanto pare Efesto ha aggiornato i sistemi di sicurezza dei calderoni. La parte dei dati è corrotta. Non posso farci. Mio Dio, ragazzi, sono una vetrista, guardatela. Il focus non ne riconosce. Oh, raga, è corrotto, sbloccato. Oh, la guarda. Trovato tutto? Sì, continuiamo. Allora, prendiamo tutto. C'è un sacco di roba, raga. Andiamo. Neanche qua c'è qualcosa, eh. Che in realtà c'è qualcosa, ma non più l'idea di vedere come si fa a prenderla. Salve diplomati della Colla 9. Benvenuti al centro controllo. Non promette bene. Era lo spirito, Minerva. Non credo. Non direttamente, almeno. A tutto il personale, abbandonare la struttura. Immediatamente. Qualcosa non ci vuole qui. No! Non pensavo che dovevo andare su. No, ragazzi, dobbiamo andare via.
cazzo di posto era questo? Non hai mai visto niente del genere? No. Ecco, usciremo da lì. Errore. Accesso non autorizzato. No. Cambiare isolamento struttura. Andate via. Che sta succedendo? Almeno le luci d'emergenza funzionano. Cos'è stato? Minerva è qui. E credo che stia cercando di cacciarci via. Vado in ricognizione, forse trovo il modo di entrare. Non vuoi che ti accompagniamo? No, Minerva potrebbe essere pericolosa. Controllo che sia sicuro. Va bene. Di là non siamo si torna qui indietro. Se hai bisogno. Tutto a posto, Zo? Zo? Tutto questo. Minerva, Efesto, Gaia. È questo che salverà accanto a voi. È difficile da spiegare. Ok. Io spesso scoprire dove si nasconde Minerva. Ma sì. Mi serve un punto da cui accedere ai sistemi della struttura. E su che cosa c'è? Chiusa. Ok, vabbè, niente. Perfetto, quando fanno così, sennò c'è troppa roba da vedere. Accesso limitato. Oh, cazzo. Non siete i benvenuti. Peccato. Non ti libererai così facilmente di me, Minerva. A cosa servono quei cavi al centro? Sembra che siano collegati a qualcosa là in alto. Interessante, ma devo riuscire a salire. Qui è dove sono immagazzinati tutti i dati. Ma non vedo un modo per accedere. Continuiamo a cercare. Posso aprire quello. Porta. Ragazzi, quando vedete queste cose qua che sbaglio, non è il gioco, sono io che sbaglio i tasti. Bello. Di culo che ho trovato una cosa fichissima. Non credo che devo andare di qua. Forse dovrei salire. Forse sì. Siamo usciti all'aperto? Beh,
Bene, sono fuori. Ora devo trovare il modo di rientrare. Forse c'è un altro ingresso, ancora più in alto. Wow, raga. Guarda che spettacolo. Va a cooperare, potrò accorparla a Gaia, darle nuova vita. Poi potremo pensare alla piaga, alle tempeste. E forse che fa fatica. Che fossero quegli sconosciuti al laboratorio. Perché avevano un clone di Elizabeth? Perché volevano anche loro la copia? Posso planare fino a quella sporgenza. Allora, posso planare? Ecco Canto Puro. Spero che gli Otaru si siano ripresi dall'attacco. Ah, è qua. Aha, un altro pozzo. Madonna, col sole che riflessa qua, fichissimo. Bene, ora devo trovare il modo di collegarmi. Vediamo se fa il giro così passo dietro la scala. Questa è tipo una grande botte. Credo che fa il giro tondo. Una specie di strana cupola. Chissà cosa serve. Sì, è fatto benissimo, ragazzi, comunque. Oh! Calati. Osta. Dai, 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 un raid qua. Minerva. Mi serve la console. Ti prego. Accesso legale. Una volta non era così. Non te lo ricordi? Proprio no. Eri parte di qualcosa di più grande. Di più buono. Gaia. Esatto. Può tornare in vita. Ma solo se glielo permetterai. Non posso riavviarla senza di te. E io finirò. Credo che verrai assorbita. Sarai parte di lei. Come in passato. Finirà. Il dolore. Sì. Grazie. Grazie, Minerva. Elizabeth Sobek.
Alpha Prime. Override principale attivato. Ripristino funzioni originali di Minerva. Desideri avviare la matrice euristica? Vediamo un po'. Gaia. Salve, dottoressa Sobek. Io... Un attimo. Scansione dati. Quindi sei Aloy, non Elizabeth. Abbiamo molto di cui discutere. Ma l'inizializzazione della mia matrice euristica richiederà ancora diversi minuti. Nel frattempo, ti consiglio di cominciare ad ambientarti in questa struttura. È la nostra opzione migliore per una base operativa. E puoi utilizzare le attrezzature presenti per imparare a controllare meglio le macchine. Va bene. Sì, è un'ottima idea. Devo consentire l'accesso ai tuoi compagni? Saranno qui a breve. Sì, ma... Non li spaventare, va bene. Non hanno molta esperienza con cose come... Beh... Te. Niente farsi stavolta? No, questa è quella vera. Varl, Zo, vi presento Gaia. Salve. Ehi. Ehi. Gaia si sta svegliando. Diamo un'occhiata. Indicherò la posizione del laboratorio sul tuo focus. Una rete che collega i vostri focus. Vi permetterà di comunicare a distanza. Bene. Che posto era questo? Un centro di controllo regionale che avrebbe permesso ai figli di Zero Dawn di gestire le operazioni di terraformazione. Suggerisco di esplorare la struttura, Aloy, mentre completo l'inizializzazione. Ok, allora, se lei Gaia ci dice di esplorare, noi esploriamo. Se ce lo dice il capo. E allora, questo posto? Fungeva da spazio di aggregazione per gli addetti del centro di controllo. C'è spazio per un sacco di gente qui dentro. O magari basta qualcuno. Questo sarebbe stato un punto d'accesso per l'addestramento avanzato nelle operazioni di terraformazione. Purtroppo i moduli relativi sono... Qui è. Quindi questo era un... laboratorio? Era la sua funzione primaria. Parte dei dati sulle macchine che hai recuperato nell'officina sotto di noi sono corrotti. Accedi al terminale qui presente per capire come riparare e completare l'override. Okay. Lo farò. No. Allora. Risorse insufficienti. Dai. Non ho corno di aratropo. Ah,
Servono dati da altre parti di macchine per riparare l'override corrotto. Inizializzazione completata. Continua pure a esplorare la struttura, Aloy. Torna alla sala di controllo quando sei pronta. Abbiamo molto di cui parlare. Di là si arriva all'uscita ovest. Prima che tu vada, però, abbiamo molto di cui parlare. Vero. Beh, chiaramente ho sbagliato la missione. Questo posto è sempre stato qui. Costruito per gente. Va bene. È ora che parli con Gaia. Ti lascio andare. Esplora la base. Già tornata? Prima vorrei proseguire il mio giro. Allora ti accompagno. Sembra un ufficio. Corretto. La struttura fu progettata per ospitare diversi uffici privati. Non è male avere un posto tutto per te. Ma qui si va da lei. No. Qui è esplorazione base. No. Mi ricorda un ufficio. Se non c'è mai stato nessuno, chi l'ha costruito? Gaia. Con l'aiuto delle macchine. Gaia, perché questa porta non è attiva? A livello operativo attuale. Ciao ragazzi, benvenuti. Di ripristinare le funzioni solo di una parte della struttura. Questo cambierà col tempo. Capito. Questa stanza a che serve? Quest'area sarebbe stata la zona notte per gli addetti del centro di controllo. Mi ricorda il dormitorio in cui i candidati passavano la notte prima della prova. Ciao ragazzi mitici, benvenuti. Bienvenidos. Salve Aloy. Sentiamo ragazzi. Ciao. Ora sei pronta? Sì. Inizializzazione completata. I test mostrano che la mia matrice euristica è stabile e correttamente avviata. Devi avere molte domande. Già.
Ma due in particolare prima. Forse puoi aiutarmi a capire una cosa. Tempo fa mi sono imbattuta in un gruppo di stranieri che volevano uccidermi. Avevano dei servitori meccanici, oltre a un clone di Elizabeth Sobek. Sì, il tuo focus l'ha registrato. Sai dirmi chi sono? La risposta va ricercata nel segnale d'estinzione che ha risvegliato Ade, portando alla distruzione la precedente Gaia. Segnale d'estinzione? D'accordo, non promette bene. Il segnale non veniva dalla Terra, Aloy. I calcoli sono complessi, ma sembra che il punto d'origine fosse a 81 bilioni di chilometri. Una distanza così vasta che la luce stessa impiegherebbe 8,611 anni a coprire. Bene, quindi che cosa ci può essere laggiù e perché ci vuole morti? Il sistema stellare Sirio. Sirio? Ma è dove far Zenith? La loro nave? L'Odissea. Sì, è lì che era diretta. Ma è esplosa. A meno che non... Perché far finta di aver fallito? Per nascondere la verità. Per far credere ai futuri esseri umani che non fossero lì. Aspetta. Gli stranieri che volevano uccidermi nel laboratorio di Ade. Quelli con il clone. Stai dicendo che vengono da... Che sono i discendenti di... Far Zenith? Sì, è la mia conclusione. Storia incredibile, raga. Non potremo riparare la biosfera senza prima completarti. Ho cercato le tue sottofunzioni al laboratorio di Ade, ma ho trovato solo Minerva. Per fortuna, le capacità sensoriali di questa struttura sono molto più sviluppate. Cercherò subito le altre. Invio criteri di ricerca. Ricezione. Di Apollo, Artemide e Ilizia non trovo traccia. Sono svanite. Le altre invece? Etere, Demetra e Poseidone individuate. Sono raggiungibili, ottenibili. Ed Efesto? Ho individuato anch'esso, ma non è come le altre. Questo è certo. Negli anni dopo il segnale d'estinzione, Efesto si è evoluto. Inoltre, non è più limitato a un singolo luogo. Si muove nella rete globale che connette tutti i calderoni del pianeta. La sua sottomissione è incredibilmente ardua. Fammi indovinare. Serve di brutto. Corretto. Le sue abilità sono essenziali. Senza, posso solo rimandare l'estinzione della vita sulla Terra. Efesto è l'unica speranza di una soluzione definitiva. Si comincia da lui? Sfortunatamente, è impossibile. Potremo cercare di ottenere Efesto soltanto dopo aver amplificato le mie stesse abilità notevolmente. Prima trovo le altre funzioni subordinate, poi Efesto. Precisamente. Quindi, Etere, Demetra e Poseidone. Come le catturo? Per recuperare una funzione subordinata dovrai raggiungerne la posizione e trovare il processore in cui si è rifugiata. Poi, come hai già fatto con Minerva,
Dovrai usare l'override principale per riportare la funzione subordinata al suo stato originale. E poi come la riporto qui? La funzione subordinata andrà caricata su un dispositivo d'archiviazione e riportata fisicamente in questa struttura. La cartuccia in cui c'era il tuo kernel? Sì. Ha una capienza limitata e può contenere una sola funzione subordinata alla volta. Sotto ogni altro aspetto, sarà sufficiente. Le tre funzioni subordinate che hai individuato, cosa puoi dirmi di loro? Tutte e tre sono rilevanti per i problemi che affliggono la biosfera. Etere si occupa di detossificazione dell'atmosfera e regolazione del clima. Poseidone controlla la composizione organica e chimica delle risorse idriche. Demetra semina, fertilizza e si occupa della flora. Una volta recuperate tutte e tre, la mia densità di elaborazione euristica aumenterebbe notevolmente. Ma attenzione! Le loro risposte alla mia ricerca erano irregolari. In termini umani, sono spaventate, confuse e paranoiche. Come Minerva. Devono essere complete. Esatto. Puoi dirmi qualcosa di più sulle funzioni scomparse? Artemide ha ripopolato la Terra con una serie di specie animali. Ilizia era responsabile della gestazione, alimentazione e cura di una nuova generazione di umani. Apollo aveva il compito di preservare, organizzare e divulgare vasti archivi di conoscenze umane e conquiste culturali. Purtroppo, tutti i dati di Apollo furono eliminati il 2 febbraio 2066. Su ordine di Ted Faro. Faro, eh? Quanto lo odio quello. Comprensibile. Mostrava segni patologici di narcisismo, impulsività e instabilità. Le tre funzioni mancanti hanno già assolto i propri compiti, oppure gli è stato impedito di farlo. Ti servono ancora? Se possibile, sì. Ripristinarne gli elementi aumenterebbe la mia densità di elaborazione euristica. Purtroppo non ho modo di individuarle. Sono sparite senza lasciare traccia. Hai detto che ti serve Efesto per salvare il mondo dall'estinzione. Perché? Ogni funzione subordinata ha valore, ma Efesto è di gran lunga la più importante. Solo recuperandola e accorpandola potrò ricominciare a progettare e produrre in massa nuove macchine nei calderoni del pianeta. Solo grazie a essa potrò programmare nuove macchine e modificare i compiti di quelle esistenti, così da poter annullare i danni ambientali. Recuperando le altre funzioni guadagneremo tempo, ma senza Efesto mi è impossibile prevenire un'estinzione di massa. L'unico scopo del segnale era distruggere la vita sulla Terra, giusto? Perché i discendenti di Farzenith vorrebbero farlo? Per ora possiamo solo ipotizzare. Voglio dire, la Terra non li minacciava. La nostra tecnologia non è d'intralcio, nemmeno sapevamo esistessero. Vero. A meno che... Beh... E se volessero il pianeta tutto per loro? Gli stranieri che ho incontrato stavano cercando anche loro una copia di Gaia. Se ci riuscissero, se avviassero una loro Gaia e la potenziassero... Fino a farle assumere il controllo di Efesto e del sistema di terraformazione. Il sistema potrebbe essere usato per riuscire dove il segnale d'estinzione ha fallito, sì. Eliminando la vita e potenzialmente costruendo da zero una nuova biosfera. E questo a loro piacimento. Hanno avuto la nostra stessa identica idea. Ma con finalità opposte. Estinguerci. Non salvarci. Così non va bene. Quei discendenti che ho incontrato al laboratorio di Ade avevano un clone di Elizabeth Sobek.
conferma l'idea che siano venuti fin qui per appropriarsi delle tecnologie di Zero Dawn, giusto? Sì. Come dimostra la tua stessa esperienza, un clone di Elizabeth Sobek funge di fatto da chiave per il sistema di terraformazione. Ma come sono riusciti a fare un clone? L'Odissea trasportava all'incirca 200.000 zigoti umani, miliardi di semi di vegetali e milioni di zigoti animali. Non escludo l'eventualità che avessero acquisito materiale genetico di Elizabeth. Magari ciao amici miei, ciao amici miei, sto muto che vi faccio sentire questo capolavoro, eh? Questo può essere, ma cioè questo clone, com'è possibile che sia dalla loro parte? Contro il sogno di Elizabeth. È cattiva. Questo non è chiaro. Forse potrebbe condividere gli scopi dell'organizzazione. Oppure è una sua subordinata e non ha altra scelta se non quella di obbedire agli ordini. Elizabeth Sobek, subordinata. Lo escludo. Dicevi che Sirio è molto lontano da qui. 81 bilioni di chilometri. O 8,611 anni luce. Ecco. Quindi, i discendenti come hanno fatto ad arrivare? Usando una nave spaziale come l'Odissea, sebbene molto più avanzata. L'Odissea avrebbe impiegato 300 anni per compiere il tragitto Terra-Sirio. I discendenti ci hanno messo molto meno. Se hanno lasciato Sirio quando è iniziata la trasmissione del segnale d'estinzione, ci hanno messo 29 anni, a una media di 0,297 della velocità della luce. Se invece sono partiti per la Terra dopo aver appurato il fallimento del segnale, ci hanno messo ancora meno. Soltanto 13 anni, a una media di 0,662. Sì, basta. Ho già mal di testa. Se i discendenti sono arrivati su una nave spaziale, immagino posseggano delle tecnologie incredibilmente avanzate, giusto? Sì. Come abbiamo potuto notare dal vostro incontro al laboratorio, sembra che facciano un uso intensivo di servitori robotici. Inoltre, sembrano servirsi di un qualche tipo di campo energetico per schermarsi dai danni. E come? Quello che ho affrontato era indistruttibile. Storicamente, ogni tecnologia difensiva è stata eventualmente superata da una controparte offensiva. Forse possiamo trovare un modo per superare i loro schermi. Sì, lo spero. O posso scordarmi di vincere anche una sola battaglia. Il segnale non ha risvegliato soltanto Ade. Ha reso cosciente ogni funzione subordinata. Perché? È una cosa che mi chiedo anch'io. La mia opinione è che Ade fosse l'unico obiettivo. La parziale coscienza donata alle altre funzioni subordinate è stata fortuita. Allora il segnale può essere stato inviato solo da qualcuno che conosceva bene il sistema, giusto? Sì. La metodologia alla base è altamente precisa e molto sofisticata. Se le intenzioni non fossero malevole, mi complimenterei con la mente o le menti che l'hanno ideata. Come hai capito che il segnale d'estinzione veniva da Sirio? Mi sono basata sui dati del tuo focus, ricavati dal dialogo tra Silence e Ade. In particolare la durata del segnale, 17,22 anni. Non ha tanto senso. Hai detto che il segnale ci ha messo 8,6 anni per arrivare. Perché continuare a trasmetterlo anche dopo la ricezione e dopo che ti eri distrutta? Perché il mittente ne è venuto al corrente solamente dopo esserne stato informato da Ade. E quindi ha dovuto aspettare altri 8,6 anni. Corretto. Solo allora il mittente ha smesso di trasmettere, dopo un totale di 17,22 anni. Da questa durata, dimezzata, ho ricavato la distanza coperta dal segnale. Sulla base di ciò, ho cercato nel mio database astronomico qualsiasi località rilevante a 8,6 anni luce da qui. In quanto meta designata di far zenith, Sirio era l'unica possibilità sensata.
Qual è lo stato della biosfera? Tante informazioni, tante informazioni, raga. Amici miei. Potremmo dire bellissima sta scena. In questo senso non ha mai smesso di funzionare. La differenza, dopo la mia precedente distruzione, è l'assenza di un'intelligenza centrale che si occupi di monitorare i suoi agenti robotici e di assegnare nuovi incarichi. Così gli errori si sono accumulati. Ciao il fuego! Senti che figata sto gioco, eh? Senti che sta spiegando tutto. Più verso la distruzione. Negli ultimi mesi i problemi della biosfera si sono fatti evidenti. Ma questi primi fenomeni non sono altro che le avvisaglie dei complessi e sempre più repentini cicli di disfunzione ambientale che stanno portando la biosfera della Terra al collasso. E non puoi fare niente per impedirlo. Se recuperassi Etere, Poseidone e Demetra per me, potrei improvvisare delle modeste correzioni per parti del sistema. Il clima migliorerà, le acque saranno purificate e le piante infestanti contenute. Ma questo non sarà sufficiente a scongiurare il collasso, ci farà solo guadagnare tempo. Solo con Efesto posso progettare e produrre nuovi agenti robotici per sovvertire in modo permanente i danni che si sono accumulati. Qualsiasi sforzo deve mirare verso questa finalità. Quanto tempo abbiamo? Allo stato attuale, senza fattori aggiuntivi, la biosfera raggiungerà un punto di non ritorno all'incirca tra 4 mesi. E se recuperassi Etere, Demetra e Poseidone, riunendole a te? Possiamo guadagnare solo qualche mese in più. Beh, sarebbe già qualcosa. Data l'importanza di Efesto, proprio non c'è modo di catturarlo e accorparlo per primo. Temo purtroppo che sia impossibile. Nel mio stato attuale, avviata e accorpata a Minerva, sto funzionando a meno di un quinto, o 18,8% della mia capacità di elaborazione. Niente in confronto a Efesto. Se venisse fatto un tentativo di accorpamento in tali circostanze, sarebbe Efesto ad assorbire me, invece del contrario. Non sarà possibile accorparci finché la mia densità di elaborazione non supererà la sua. E quante funzioni subordinate ci vorranno per farlo? L'accorpamento di Etere, Demetra e Poseidone porterebbe la mia rete euristica al 41,6%, superando quella di Efesto. Hai detto che Efesto non è confinato soltanto in un posto. Corretto. Mentre le altre funzioni sono contenute in processori fisici separati, Efesto è distribuito lungo tutta la rete globale che connette i calderoni del pianeta. Quindi, quando sarà il momento di sottometterlo, come potremo farlo? Questo non lo so. Mentre tu recuperi le funzioni subordinate disponibili, andrò alla ricerca di una soluzione. Quindi, appena Efesto sarà recuperato e reintegrato, tu potrai di nuovo produrre in massa le macchine nel... Ciao amici miei, mitici! Sì, e programmare le loro routine comportamentali, o anche controllarle direttamente. Potresti costruire un esercito di macchine e spazzare via tutti i discendenti di Far Zenith. È nella mia natura prendere ogni provvedimento per tutelare la vita sulla Terra. Soprattutto quella umana. Perciò sì, se riuscissi ad impadronirmi delle capacità di Efesto, potrei progettare, costruire e comandare un esercito. Considerata la pericolosità di Far Zenith, questa potrebbe essere l'unica opzione. Però devo ammettere che ho riserve circa l'uso di tali tecnologie per uccidere, per quanto il nemico sia aggressivo. È un bene. Significa che hai una coscienza. Elizabeth lo voleva. Corretto.
Se i discendenti sono arrivati su una nave spaziale, immagino posseggano delle tecnologie incredibilmente avanzate, giusto? Sì. Come abbiamo potuto notare dal vostro incontro al laboratorio, sembra che facciano un uso intensivo di servitori robotici. Inoltre, sembrano servirsi di un qualche tipo di campo energetico per schermarsi dai danni. E come? Quello che ho affrontato era indistruttibile. Storicamente, ogni tecnologia difensiva è stata eventualmente superata da una controparte offensiva. Per esempio, se io assorbissi Efesto e lo impiegassi per creare numerose macchine da combattimento, neppure i loro schermi potrebbero reggere per un tempo indefinito. Allora c'è speranza. Sempre. Direi che è il caso di mettermi subito a cercare le funzioni subordinate. Sai qualcosa sulla loro posizione? Quando la precedente Gaia si è distrutta, le funzioni subordinate hanno cercato processori fisici in cui confluire. Probabilmente ciascuna si è rifugiata in un computer di grande potenza. Etere è la più vicina e quindi anche la più facile da acquisire. Però sembra trovarsi nel cuore del territorio Tenakt. La mia conoscenza di tale tribù si limita ai dati del tuo focus, ma pare che sia un popolo con una forte inclinazione alla violenza. Per usare un eufemismo. Invece Poseidone e Demetra? Poseidone ha trovato rifugio nel deserto che si estende a sud. Secondo i miei dati geologici, parrebbe che un grande insediamento del mondo antico, chiamato Las Vegas, sorgesse lì. Rovine in mezzo al deserto, eh? Strano posto per un'IA legata all'acqua. Concordo. Demetra, invece, sembra situata lungo la costa molto più a occidente. Purtroppo non sono in grado di fornire dati più accurati su quella regione. Perciò potrebbe essere la più ardua da recuperare. Bene, allora ho tre funzioni subordinate da ritrovare. Etere nel territorio dei Tenakt, Poseidone nel deserto e Demetra sulla costa. Da quale inizierai? Punterò a Etere. Allora imposterò Etere come obiettivo sul tuo focus. Una volta reintegrata, potrò usarla per placare le tempeste più violente della regione. Tuttavia mi servirà Efesto e il controllo sulle macchine che garantisce per stabilizzare del tutto la biosfera. Se dovessi cambiare idea, puoi cambiare l'obiettivo nell'interfaccia del focus in qualsiasi momento. Trasmetterò inoltre un compendio dei dati disponibili sulle funzioni subordinate da usare come riferimento. Posso fare qualcos'altro per aiutarti? Mi rendo conto che tu abbia davvero molto da fare. Sì, l'hai detto. Qualcosa non va? Non so, è che Elizabeth pretendeva troppo. Aveva un sogno per te, per la vita sulla Terra. Molto è andato storto e adesso tocca a me sistemare tutto. Credi che io ce la possa fare? A riparare il sistema, a battere Farzenit, a essere alla sua altezza? Assolutamente. Nel suo ultimo messaggio, la precedente Gaia si era detta fermamente convinta del tuo successo. Con te, qualsiasi cosa è possibile. Tu sei riuscita a eliminare Ade e a riavviare il mio nucleo. Riuscirai ancora una volta. Grazie, Gaia. Bene, io ora devo proprio andare. Ho aperto per te le uscite della struttura. Una conduce verso ovest. L'altra permette di scendere fino a Canto Puro, nel caso volessi tornare a est. Varla. Oh! Dovrò farci l'abitudine. Sei tu, Aloy? Sì. Gaia ha aperto le uscite di questo posto. Potete venire alla porta ovest. Arriviamo. Ok, andiamo un attimino avanti, ragazzi, poi chiudiamo la porta.
Va bene. Devo riportare Etere a Gaia. Varl e Zoe mi aspettano all'uscita ovest. Ma prima potrei tornare a est, per vedere come se la cavano a Cantopuro dopo l'attacco. Sei sicura? O restare qui a esplorare ancora un po'. Credo sia l'idea migliore. Dopo di te, Aloy. Devo andare verso ovest. Per trovare altre parti di Gaia. Renderla più forte. Voi due potete restare qui. E intanto Gaia vi aggiornerà. Non è per tagliarvi fuori. Sarà un addestramento. Più o meno. In realtà andrò a est a cercare Erend. Lo porterò qui. Senti, gli alleati, gli amici, servono. Qui siamo al sicuro per ora e, come hai detto tu, Gaia può insegnarci, accudirci. Andrà tutto bene. Bene. Tieni questi. Uno da usare, l'altro di scorta. Andrai insieme a lui? No. Dopo quello che è successo nella caverna, voglio fermarmi qui. Ho ancora molte cose da capire. Magari quando tornerai avrò delle cose da insegnarti. Non vedo l'ora. Quando farai il ritorno? Io non lo so. Ma spero proprio di tornare con una parte mancante di Gaia. Sì, prudente. Anche qui sappiamo che le terre dei Tinact sono funestate da tempeste, macchine e da regalla. Tu non preoccuparti. Ce la farò. Buona caccia, Aloy. Dovrò esplorare di più per trovare le parti che cerco. Diventa tutto più silenzioso quando nevica. Perfetto, ragazzi. Marco Drums Games chiude qui. Al mare di sabbia, raga. Mi raccomando di seguirmi su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ciao Bragari, Twitch, Discord e WeChat. Ma l'importante, ciao, buonanotte Bragari. Dai, ci vediamo domani sera arrivo in live, sempre dopo le 6, 7 in poi. Ok ragazzi, grazie Bragari che essere stata con me e anche a tutti gli altri. E mi raccomando di mettere un mi piace. Commentate e... attivate la campanellina su YouTube e Twitch, che è la cosa più importante, ok? Io poi posto tutta la programmazione, tutto su Facebook, Instagram e TikTok e Twitch e Twitter. Anche su Twitch c'è la programmazione e mi raccomando di seguirmi, portare gente sul canale. Io vi ringrazio, ci vediamo domani con Horizon 2, Forbidden West e altri simpatici giochi. Allora, facciamo così. Come sempre sul mio canale, io vi ho già salutati, vi faccio vedere il video finale che mi fa capire tutta la storia di Horizon prima del 2. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava: come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto
della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, unia malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta e con un mio piccolo aiuto. Lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà a distruzione e opportunità. Ciao 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 amici, a domani, vi aspetto domani sera. Mitici, mitici, mitici. Ciao 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 ciao.